Watson ormai ha deciso. La cristallografia a raggi X è la chiave della genetica e chiede alla propria università l'autorizzazione per lavorare a Cambridge. Dopo un primo rifiuto e in seguito all'intervento di Luria, borsa di studio o no, Watson emigra da Copenaghen a Cambridge, dove incontra Francis Crick. Jim was certainly our first American visitor. Quella sera mia moglie mi disse: sai, mentre passeggiavo qui intorno, ho visto uno strano giovane genetista americano. E sai cosa? Non aveva capelli. Non appena io e Jim ci incontrammo, scoprimmo che, nonostante la nostra formazione e le nostre esperienze fossero state diverse, avevamo molte cose in comune. Nessuno di noi due aveva studiato e fatto esperienze nel campo che a quel punto davvero ci interessava. Entrambi volevamo studiare il meglio possibile le piccole cose sensibili. Quando Watson e Crick si incontrarono nel 1951 a Cambridge, apparivano enormemente diversi. Crick era un tipico inglese di classe media, sicuro di sé, esuberante, dall'insaziabile curiosità, capace di parlare per ore. Watson invece era un solitario, di modi diffidenti e di poche parole. La sua curiosità era rigorosamente limitata agli argomenti scientifici e all'ornitologia. Ma finalmente aveva trovato qualcuno che sapeva che il DNA era più importante delle proteine. A sua volta Crick trovava in Watson un biologo esperto in genetica, campo che gli era sconosciuto. Le loro conversazioni durante i pasti finirono ben presto per riguardare esclusivamente il problema dei geni. Nel giro di pochi giorni avevano deciso cosa fare: imitare Linus Pauling e batterlo sul suo stesso terreno.